Ehi, Leonardo, sei circondato dai dinosauri, vedo. Cosa stai facendo? Rollo, sto aprendo i dinosauri di Jurassic World qua. Prima di fare il video ufficiale sto facendo l'unboxing per provarli. Capito così dopo. Mamma mia! Quanto ruggisce! Questo è come quello che hai tu, Mauro! È un T-Rex! C'è Mauro? Dov'è Mauro? Mauro è in bagno. Ah, ok, capisco. Guarda, Frollo, guarda qua. Oh. Mamma mia, guarda quella gamba! Poi c'è il tasto qui. Guarda, Frollo, guarda. Sulla schiena per... Wow, sì. Tutte e due le gambe. Ma che bello. Sia questa, così. Da questa parte la coda. Che quest'altra. È realistico. È troppo realistico. Spettacolare, bellissimo. Cioè, come. Ma bello. Sembra che cammina davvero. Bello, Frollo, che bello. E poi, Frollo, c'è la museruola che va messa così. E quando apre la bocca il nostro T-Rex, così non fai... aiuto! Esatto. Così non mi avvicino. Se gli metti la museruola puoi avvicinarti. Però non so quanto possa essere sicura la museruola, Frollo. Quindi stai attento, Frollo. Dovrebbe essere abbastanza sicura, no? Certo. Mamma mia, quanto è arrabbiato! Una gamba, una coda! Ma sono più grandi di te, Leonardo! E cosa è successo? Ho sentito un rumore! Non lo so. Più grande di te, Leonardo, ha la testa più grande della tua. Questo è il Velociraptor. Sei blu. Bello. 93 centimetri. Più, quindi vuol dire che è più lungo di 93. Sì. Oh, dove li mettiamo, Leonardo? In questa casa non c'è più posto. Si arrangia mia madre. Ma mi sa che tua madre scappa di casa con tutti questi dinosauri in giro. Dormono al posto suo, si mangiano le sue cose. Immagina se i dinosauri prendessero vita, Frollo. Mamma mia. Aiuto, l'ho aperto. Eccolo qua. C'è un Velociraptor senza una gamba e senza una coda. Boh. È già grande così. Frollo, come si monta? Non lo so, Leonardo. Sì, te lo dico io che si monta così. Qua. Lo sapevo io. Eccolo qua. Ops. Cos'hai combinato? E sto cercando di montarlo bene. Pensavo ti fossi chiuso il dito là dentro. Mi hai fatto spaventare. Chi la sente a tua madre? Adesso c'è la coda da mettere. Come si mette la coda? Oh mamma mia. Questa parte qua. Così. Oh mamma. Ecco. Ecco, ce l'ho fatta.
Blu, quanto sei grosso? Mamma mia. Ma tu lo sai che probabilmente erano proprio davvero grossi così? Erano più grossi, Frollo. Sì. No, ti ricordi che erano grandi quanto un tacchino? I Velociraptor, veri, non quelli di Jurassic World. Non ricordo bene. Sì, il vero Velociraptor era grande come un tacchino. Quindi questa è la misura originale. Che poi guarda, sembra tanto carino con la bocca chiusa, no? Poi apre, basta che fai un attimo così, ti spaventi. Solo così. Aiuto. Ma guardate come è fatto bene, l'occhio! Puoi inghiottire dinosaurini che poi escono dalla pancia. Da qui. Un'altra zampa e un'altra coda. Cos'è? È un altro bestione. Che cos'è questo? È un carnotauro, Frollo. Ah, quello di Jurassic World. Anche in Jurassic Park c'è un carnotauro, è vero? Quella scena dove c'è la cacca puzzolente, ti ricordi? Sì, Frollo. È quello? È quello. Oh, mamma mia! Nel Jurassic World 3, dopo la voliera. Sì, quella scena lì, sì. Esatto. Gigante. Eh sì. Che più che paura, gigante. Guardate. Tanti denti lui, io non ne ho. Lo invidi, Frollo? Molto. Io non mordo. Che fatica. Tu morisci. Tu non mordi mai. Stai sudando tanto. Che che fatica, lavora. Non ti posso aiutare, io non ho le braccia. Ai 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 ai. Guardate che fatica, ragazzi. Voi a volte vedete un video tutto pronto, tutto bello. Questa è una specie di retroscena. Aia. Non farti del male. Io vorrei capire una cosa, ma questo è più grande di un bimbo di 4 anni. Un bimbo di 4 anni che vede una roba così scappa. No. Sempre più grandi li fanno. C'ha anche le corna questo. Che braccette piccoline che c'hai. Mamma mia. Anche questo mangia i dinosaurini? Certo, Frollo. E ha anche lui l'apertura sulla pancia. Quanto sono grossi! Tanto, Frollo, tanto. Paura.